Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a mio podcasting stagione 9, episodio 99. Anche questa puntata è derivata da una sintesi di una bloggata proveniente dal blog Mio Radar, il link lo trovate in descrizione. Dunque, Armed Conflict Survey 2020, Identifying Major Trends in Modern Armed Conflict. Dunque, se siete interessati alla sintesi e traduzione in italiano della conferenza gratuita in YouTube IISS, identificare diciamo, i maggiori trend dei conflitti armati in una webinar dell'intervista del 2020, potete cliccare in descrizione oppure rimanere collegati per fruire da questo podcast una brevissima sintesi. Il webinar è in inglese, io però ho provveduto a farne una sintesi in italiano. Gli esponenti sono tre: Virginia Comolli, ricercatrice al IISS, spiega perché il crescente internazionalismo è un tema importante. L'intervento militare turco ha isolato gli attori del conflitto siriano dalla possibilità di un dialogo con la NATO. Piccolo conflitto accaduto nel nord-est India, il dialogo con India e Myanmar ha invece portato benefici sul tema e questo ha ridotto l'influenza cinese in Myanmar. Eleanor Beaver, ricercatrice sui conflitti al IISS, espande il tema della crescente importanza dei droni nei conflitti. Allora, questi oggetti sono economici e moltiplicano le capacità offensive, specie delle bande armate e dei movimenti e associazioni non legati a stati nazionali. Tutti possono comprare un mini drone in internet e poi lo possono modificare ed adattare per altri scopi, spendendolo appunto il mini drone con dell'esplosivo contro un palazzo, contro una folla, eccetera. I droni militari sono da tempo usati nei conflitti, hanno costi e tecnologie molto diversi. Solitamente sono utilizzati anche con ruoli suicidi, trasportando esplosivi ad alto potenziale, come ad esempio nel caso della guerra in Ucraina. Piccoli mini droni invece non hanno un ampio payload e quindi è modesto il peso dell'alto esplosivo che questi mini droni potrebbero trasportare. I gruppi terroristi stanno cercando di arruolare ingegneri e professionisti che dispongono del know-how per adattare e potenziare il payload dei mini droni commerciali per ricavarne sistemi d'arma più potenti. Reitano, esponente del Global Initiative Against Transnational Organized Crime, ricorda il rapimento in Nigeria delle 276 studentesse rapite e questo è uno dei nuovi trend emergenti dagli scontri militari di questo tempo. Essenzialmente appunto per scopi sessuali e prostituzione oppure per matrimoni forzati con i combattenti. Questo per sfruttare la prostituzione e le schiave sessuali, per mantenere il morale dei combattenti alto e per garantirsi fedeltà ai propri appartenenti al gruppo combattente. È la stessa cosa che accadde nel 2014 a delle donne e fanciulle yazite nella guerra in Siria. Il traffico degli esseri umani può essere agevolato dalla famiglia, dai capi tribù, da affiliati, oppure da gruppi terroristici esterni, oppure da esterni, perché poi si usano le donne come schiave anche per lavorare in fabbriche. Ecco, voilà, questa è una brevissima sintesi, e potete andare a fruire la conferenza in inglese sul mio blog, oppure andarne a fruire il resto della sintesi della conferenza tradotta in italiano in una sintesi, non una traduzione totale. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.